I migranti ancora bloccati sulla Sea-Watch, l'elicottero contro l'aereo, sono 7 i morti, Ulen è morto, il piccolo non ce l'ha fatta. Non si sblocca la situazione della Sea-Watch 3 che ha soccorso 47 persone una settimana fa davanti alle coste della Libia e che ora si trova alla fonda al largo di Siracusa a causa del maltempo. Il PD vuole una commissione d'inchiesta sulle stragi in mare. Il ministro Salvini valuta se denunciare l'equipaggio per favoreggiamento dell'immigrazione illegale, ribadendo ancora una volta che i porti restano chiusi. Ci pensi l'Olanda, ribadisce Di Maio. Per la procura dei minorenni bisogna sbarcare minori non accompagnati. Intanto scende in campo la CEI, la comunità Papa Giovanni XXIII, pronta ad accogliere i minori a bordo. Salito a 7 il bilancio delle vittime dell'incidente aereo avvenuto ieri sotto il Rutor Val d'Aosta tra un ultraleggero da turismo e un elicottero impegnato nei servizi di Heliskay. Sono infatti stati ritrovati i corpi dei due dispersi sul ghiacciaio. Sono francesi che erano sepolti nella neve a 50 metri dai rottami. Non ce l'ha fatta il piccolo Ulen. I soccorritori che l'hanno raggiunto dopo 13 giorni di scavi senza sosta nel pozzo artesiano dove è caduto il 13 gennaio vicino Malaga hanno potuto soltanto recuperare il suo corpicino senza vita. Appresa la notizia, il padre del piccolo ha avuto un malore ed è stato soccorso dal personale di un'ambulanza presente all'uscita del pozzo. Potrebbe essere drammatico il bilancio delle vittime del crollo della diga del sito minerario in Brasile. Il governatore dello stato di Minas Gerais ha infatti detto che vi sono pochissime speranze di trovare vive le 300 persone dichiarate disperse. Oggi torna in campo la Serie A con 3 anticipi, Sassuolo-Cagliari, Sampdoria-Udinese, Milan-Napoli. Poi le gare della domenica e la partita tra Empoli e Genoa di lunedì sera a chiudere il turno. Lazio-Juventus tra i big match. E questa era l'ultima notizia, grazie per essere stati con noi. Per ulteriori aggiornamenti basta collegarsi come sempre al sito adncronos.com. Arrivederci dalla redazione web.